Ieri è successa questa cosa strana, a quale non ero preparata. Una cosa linguistica. Allora, andiamo con ordine. Ieri è arrivata la mia amica Michela da Berlino, ve ne ho parlato in una delle scorse trasmissioni. Era da tantissimi anni che non la vedevo, circa 20 anni, forse anche un po' di più. Quindi avevamo un sacco di cose da raccontarci. Come è arrivata, sono andata a prendere l'aeroporto e lì abbiamo iniziato a raccontarci le cose, a parlare, a chiacchierare in tedesco. E appunto è successa questa cosa strana che io leggo abbastanza spesso in tedesco, però era da tanto che non parlavo per un periodo così lungo. È successa questa cosa che era come, avete presente la sensazione di quando prendete delle scarpe che non indossate da tanto tempo e ci infilate dentro il piede e il piede ci sta dentro perfettamente. E questa è la sensazione che ho avuto quando mi sono ritrovata così a parlare in tedesco per molto tempo con Michela. E niente, che le frasi mi venivano molto naturalmente, pensavo anche le cose in tedesco, tant'è che poi a un certo punto mio figlio, che adesso è con gli amici in vacanza a Firenze, mi ha mandato un messaggio dove mi chiedeva qualcosa e me lo chiedeva in inglese, io automaticamente gli ho risposto con un messaggio in inglese. E lui mi ha subito risposto ridendo, che diceva: "Mamma, dimmelo in italiano perché come me l'ha detto in inglese non si capisce niente, non capisco quello che mi vuoi dire." E sì, mi sono resa conto che avevo difficoltà a parlare in inglese ieri. E non solo, ma poi quando mio marito è tornato a casa e quindi eravamo in tre, io, Michaela e lui, mi rivolgevo a lui in tedesco, continuavo a farlo continuamente, mi giravo e parlavo con lui in tedesco, mentre è strano perché quando ci sono persone che non parlano inglese non ho nessuna difficoltà a cambiare dall'inglese all'italiano, mi viene normale, neanche me ne accorgo, invece col tedesco non riuscivo. No, sono queste cose, piccole stranezze, linguistiche che mi sono... Boh, me ne sono accorta ieri. Se sentite rumori e la mia voce strana è perché registro dal letto, ho Mazinga da una parte e Sputnik dall'altra, che i miei due gatti che mi stanno tormentando. Buongiorno a tutti.